Dopo 3 anni cambia la giunta nuova, e che dice di Ascoli? Nuovo ospedale di San Benedetto? No! Chiaro? La meta finale è la stessa, qui l'ospedale non ci deve stare. Punto. Ecco, e il PD di San Benedetto che cosa ha detto di tutte queste uscite dei compagni di Ascoli? Silenzio. Voi l'avete sentito parlare contro gli ascolani? No. Non ci sta che dia San Benedetto. Vabbè, ragazzi. E i consiglieri vecchi o nuovi di sinistra o di destra? Tranne 5 Stelle, silenzio totale. Anzi, qualcuno ha anche avuto il coraggio di dire tutto bene, meglio di prima. Ok. Allora, facciamo un passetto indietro. 12 marzo 2016, vi ricordate, Cerami disse qua mancano i medici, le mie attrezzature, manca tutto, eccetera. Qualche mese dopo, 2016, Urbinati fa un articolo nel quale dice 3 cose. Al più presto, avete letto i giorni scorsi gli articoli sulla piazzola dell'Elisoccorso? A novembre 2021 non c'è nulla, però al più presto ci sarebbe stato. Poi, errori compiuti. Oh, portare l'emodinamica ad Ascoli è stato un errore. Ma guarda un po', ma guarda un po'. E il novembre 2021 sta ad Ascoli. Reparto di radiologia interventistica, lo dice la scienza. E la radiologia interventistica sta ad Ascoli. Bene? Come parlano bene? Oh, il 6 aprile 2019 noi siamo venuti qui per la prima volta. Siccome eravamo teneri e ingenui, qualcosa abbiamo fatto uscire, adesso non succede più. E il giorno prima esce sulla stampa Urbinati. Attenti al procurato allarme. E poi quel 6 aprile più o meno dicevo le cose che stiamo dicendo oggi. Procurato allarme, però oggi sono usciti, è la Murga, è il pronto soccorso, è la radiologia, eccetera. Vabbè, ricordo anche la signora Casini che disse che io e te siamo due soggetti pericolosi. Pericolosi, ok, quindi lui chi professerà il procurato allarme, va bene. 18 giugno 2019, in questa aula, venne approvata la delibera 44, approvata all'unanimità, per la quale un pochino abbiamo contribuito. In questa delibera la prima cosa che veniva chiesta non era l'ospedale nuovo, era ripristinare dotazioni e servizi di un ospedale di primo livello. Sono passati 2 anni e qualcosa? Continuano a togliere. 29 luglio 2019 a Grotta a Mare, quando siamo stati boicottati dalla giunta, è venuto anche Castelli e ha detto questo: possiamo fare squadra per evitare l'ospedale unico. Lo ricordo benissimo, poi uscì pure l'articolo sul giornale. Lui dice, forse non leggete, per le caratteristiche, mobilità tipo dall'Abruzzo, forte concentrazione di presenze estive, 2 ospedali ordinati di primo livello. Quando parlate con l'assessore Castelli, ricordatevelo, ordinati, credo profondamente nella possibilità di fare strada, il confronto che il sottoscritto e Baiocchi ne era riprova. Siccome quel giorno venne Castelli, il giorno dopo furono ferocemente attaccati perché finalmente il comitato si è svelato per quello che è e strumentalizzato dalla destra, eccetera. Dopo faremo una considerazione. Allora, se il PD si rivolge a Castelli, avete letto, no? E va bene se lo fa il PD, se lo facciamo noi, perché non va bene? O chiunque si può rivolgere a chiunque, oppure qua ci sono le discriminazioni di razzialità politica. Il 31 luglio fa l'ulteriore proposta Urbinati, o aziende ospedaliere o due ospedali di primo livello,
E il 14 dicembre, qui dietro, no, qui a Tebaldini, il più presente Peppe Giorgini fece questa affermazione. Bene, da allora sono passati quasi 2 anni, voi avete sentito un qualsiasi esponente del PD dire che era una falsità, minacciare di denuncia Giorgini? Tutti zitti, tutti in silenzio. Bene, allora, ospedale per chi? Per chi vuol dire? Per quale popolazione, per quanta popolazione. Vi farò vedere brevemente dei numeri presi.